appena arrivato il furgone abbiamo visto, valutato i danni, abbiamo visto cosa c'era da fare e in circa 2-3 mesi abbiamo carteggiato tutto il furgone, smontato tutti i pezzi da verniciare, preparato la verniciatura e sistemato i vari pezzi danneggiati o più logori, e rifatto alcuni pezzi e poi una volta dato il fondo l'abbiamo anche riverniciato completamente. Una nuova storia da raccontare per circa 23 bambini e ragazzi con disabilità del progetto Emma, che su questo pulmino rosso fiammante, completamente restaurato e in sicurezza, potranno raggiungere le piste da sci. Questo è un mezzo che stava appunto per essere demolito e portava in giro ragazzi dal 2000, quindi una lunga storia, che stava finendo con gli ultimi viaggi con i ragazzi del progetto Emma. Progetto Emma, i ragazzi sono affezionati a questo mezzo e mi hanno chiesto non possiamo, è il nostro pulmino, eccetera. Allora loro, con l'energia che poi li contraddistingue, hanno trovato questa strada per fare un progetto di ristrutturazione. Abbiamo chiesto alla scuola e che ha accettato questa sfida, perché è stata veramente una sfida, perché era ridotto ormai ai minimi termini, e l'hanno fatto rinascere. Un lavoro durato alcuni mesi, svolto dagli allievi del corso a qualifica carrozzieri della scuola professionale Scaligera Formazione Engim, in collaborazione con i giovani apprendisti dell'impresa formativa Lift. Un'esperienza forte che li ha coinvolti professionalmente, ma soprattutto umanamente. È stato molto importante perché ci ha permesso di aprire un po' gli orizzonti dall'attività che noi facciamo quotidianamente e anche di mettersi a confronto con un lavoro che poi viene portato fuori e quindi poi gira per le strade, ha un effetto d'impatto proprio nella realtà quotidiana. Oltre alla scuola professionale hanno collaborato e sostenuto il restauro del pulmino, fra gli altri Banco BPM e l'associazione La Libellula il Giunconlus, dalla quale è partito lo stesso progetto Emma, nato per far conoscere l'ambiente montano e la pratica dello sci a bambini e ragazzi disabili dai 6 ai 18 anni. E sono ragazzi che il loro tempo libero spesso lo passano in terapia, in riabilitazione, e noi abbiamo visto insomma che con lo sci del progetto Emma, la canoa, l'arrampicata sportiva e tanto altro ancora, i nostri ragazzi, pur non facendo riabilitazione in quei momenti, fanno dei passaggi in avanti epocali. Più sicurezza per questi ragazzi che potranno così passare del tempo libero a fare attività motoria divertendosi in montagna. Certo, sì, prima era danneggiato, quindi poteva anche essere più pericoloso, non solo magari a livello estetico meno appariscente, possiamo dire, e rendendolo più bello, anche più sicuro alle strade e a tutto quello che comporta metterlo in strada.